Questo programma è offerto da Acqua Vita Sana e qualità e benessere in movimento. Disseta la tua vita, bevi Acqua Vita Sana. Da Ottica Center trovi i migliori brand bulgari, Miu Miu, Gucci, tutte le novità di Ray-Ban, Italia Independent e tante offerte su occhiali da vista e da sole. Ottica Center è rivenditore autorizzato Tiffany & Co. e Oakley. Inoltre, da Ottica Center, visita computerizzata gratuita, mappa corneale, applicazioni di lenti a contatto multifocali per astigmatici e per cheratocono. Ottica Center è al Centro Commerciale 2 Maria Maida, al Parco del Sole a Maierato, al Business Center Le Aquile a Catanzaro. Gioielleria Rocca, dal 1898, una tradizione tramandata da anni, dove potrete trovare marchi di alta qualità, quali International Diamond, D&D Gioielli, 1R, Michele Affidato e Mari del Sud, linea esclusiva ideata dagli stessi titolari. Inoltre sono presenti prestigiosi marchi di orologeria, Paul Picot e Accent. Gioielleria Rocca, Corso Nomistrano, La Mezza Terra. Florence Regali, cristalleria, porcellane, articoli da regalo. Florence Regali si trova al Centro Commerciale Due Mari di fianco Carrefour. When things go wrong, when the sand of her lingers. Il Bonsai, bar, ristorante, pizzeria, Via della Vittoria, La Mezza Terme. Bar, pasticceria, gelateria, cioccolà, via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano, alla Mezza Terme. Bello, eh? Ehi, lo sapete che c'è una polizza auto che si paga a rate mensili a tasso zero? Tasso zero? Ma sta parlando? E con la scatola nera hai più sicurezze e rate più basse. E ha detto rate più basse? Così con quello che risparmi le regali qualcosa di più bello. Scopri tutti i vantaggi e servizi della polizza auto a tasso zero di Unipolsai. Fai il tuo preventivo su unipolsai.it e in agenzia. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo. Incredibile ma vero. La cuffia, l'ha messa. Guarda, posso dire una cosa, no? Stiamo attenti, sogno. Sì, no, va bene, ho deve capito. Compatecere. Guarda, perché? Se ti dico cose mi deve compatecere. Ma dimmi, che succede? Mi sento un poco strano. Oddio, dai, si lo fio davvero. Non è che te, mi deve compatecere stamattina, Tony. Vabbè, no, ti compatisco. Un po' di pazienza, 10 minuti. Ti compatisco. Tu lo sai che ti voglio bene. Yes. Visto come sono... Come sono preciso, che giorno ti ho portato il cappottino, l'abbiamo visto subito. Però Tony, hai viaggiato senza patente. Lo so. Sì, però non ci vuol dire mo cavolo. Ho viaggiato senza patente, non in televisione. Perché ha pesato. Ha pesato? Ah no, meno male. No, che disagio io. Vabbè, però meno male quando dici in televisione, oggi mai sicuro. No, oggi mai sicuro davvero. È una menticanza. Una menticanza. Una menticanza. È la verità. Mi succede anche a me. Vedi che c'è le telecamere. Lo so, amore mio, vieni qua. Il caro Bell'Antoni, vieni qua. Gira. Vieni qua. Ti farti danno, come stai? Vieni qua. Ci mancherebbe. Dammi un bacetto. Ma che fai un giornalista fai? Sì. Tu sai che hai un figlio giornalista. No, mamma mia, non conosco quel pazzo di tuo figlio, sto dove scrive. Appunto, e lo leggo. E lo leggi. E lo leggo. Tu, tutto bene? Un po' vecchio. Ecco, vedete qua, non parlo di Vigor Lamezia, vedete qua. Una vecchia gloria. Gloria. Il nostro amico Bell'Antoni.
ha visto Giovanni. Pasqua! Tornate a trovare. Ciao, buon lavoro. Ciao, grazie, grazie. Ciao, ecco ciao. Qua, è venuto a trovare. Stava passando, ecco, per allora, caso, il nostro amico Bella Antonio. Com'è bello stare fuori. Sì, però. Vecchia, anche a me lo dici, vecchia gloria. Dovevamo aspettare anche un tempo adeguato, scusa. E mi ha fatto piacere rivederlo. Certo, certo. È un, il figliuolo è una bella firma del Corriere della Calabria, quindi. Giornalista. Sì, giornalista che io leggo, seguo. Va bene, allora, intanto fai silenzio. Sì, parla tu. Taci. Intanto, buongiorno Lamezia, buongiorno Lamezia, buongiorno. Albino. Buongiorno Tonino e buongiorno a Giovanni. Sì, ma buongiorno Lamezia e buongiorno tutto il compressore. Tutto il compressore. Come ben sapete, oggi siamo all'aperto. Perché l'ho deciso io. Questa volta mi hanno fatto comandare a me. Giovanni mi ha fatto comandare a me. Mi ha detto, decidi tu, dovevamo ieri. E ben aiuto. Cioè, a Tonino ci piace assai. Che stare chiuso non ci piace. Vabbè, ma ti ripeto, la giornata ce la giornata lo permette. Comunque, siamo qua su corso Giovanni Nicotera. Giovanni Nicotera, questo è il corso Giovanni Nicotera. Sempre sull'isola pedonale. È una giornata bellissima, bellissima non davvero. Si muove, non si muove un po' di albero. E se avete l'albero che si muove, che c'è per di essere un terremoto? La hoja! L'anima della Madonna. Oh, mamma, ma ogni parola non ci vuole libere. Va bene. Io voglio rispondere, io qualche cosa mi sono dimenticato il foglietto, qualche cosa me la ricordo. Ma a me fa piacere. Va bene? Va bene. Allora, cominciamo con Gioielleria Rocca, corso Numestrano, alla Mezzia Terme. Va bene. Poi Ottica Center presso Commerciale Due Mare Maira. Commerciale Due Mare. E salutiamo il nostro Enzo e Augere e sua moglie. Poi abbiamo Gol del Caffè, che non ci siamo stamattina, lo salutiamo a Gino e tutto lo staff. Gol del Caffè. Poi andiamo Food Senza Glutine, via Adda 28 alla Mezzia Terme. Bravissimo. Poi Divumarmi Pianopolo del nostro Enzo Dattelo, che lo salutiamo. Tuo praticamente, diciamo, rugagnolo. Rugagnolo. Poi 012 Veneto. Bravissimo. 012 per il corso Giovanni Nicotera, come ben sapete, continuano 50% più il 20% di sconto su tutte le merci. Da collezione. È una collezione eccezionale, vi raccomando, mamme, andate a questo bellissimo negozio. La parola 012 Veneto. Che bellezza. Che parola bella, guarda, come la faccio dire bene. E salutiamo lo staff. Poi chi c'è più? È la piscina comunale. La piscina comunale, la Mezzia Terme, del nostro, salutiamo il nostro Vincenzo e tutto lo staff. Poi non mi ricordo più. Tipografia Per. Ecco, Tipografia Per, Via del Progresso, la Mezzia Terme, del nostro Pino e la signora Nella. E la salutiamo. Credo che non ci sia più. Non ci sia più, va bene? Io vi saluto. È un ticale. No, saluto gli sponsor. Ma allora, proprio l'opia la mattina tu. Tonino, io... Stamattina cosa vuoi cominciare? E come cominciamo? Ma noi abbiamo sempre qualcosina da dire in questa triste Lamezia. Io la chiamo triste, Tony. Ti dico come la triste Lamezia? Davvero. Soltanto un anno dopo. Io la vedo come triste Lamezia. Tristissima la vedo Lamezia. Ah. E noi siamo, come dice Tonino, non... Ma la dico che non mi offendo. No, ti offendi solo. Mi offendo solo. Non serviamo una lira. Bravo. Noi cittadini, non serviamo una lira. No, non dire no. Non stigniamo, non arrabbiamo, non facciamo, parliamo solo a casa. Io mi riferisco. Sta arrivando. La colpa è noi. Quando parlo dei cittadini. Evidente c'è qualcuna o più di qualcuna che, voglio dire, ancora non vuole capire.
la partecipazione dei cittadini alla vita della città è una cosa importante, Tonino. È una io credo che sia non solo importante, ma sia necessaria. Necessaria, perché dicevo che perché sicché sull'isola pedonale a noi i cani ci lasciano i loro bisogni, no? È inutile dire sì, però io pago. No. E quindi spetta alla multiservizi, no? Pulire, questo, eccetera. Questo è sbagliato. Ho capito. Ci mancherebbe altro. Stiamo parlando di un'ovvietà. Là, là io pago, quindi. Perché io dovrei mettere naso là? Scusa, io devo stare così e devo aspettare che ognuno faccia il proprio lavoro. Ho capito, ma io la considero questa una banalità, un'ovvietà. La partecipazione dei cittadini, voglio dire, nella vita no, della città, io mi riferisco ad altro, cioè quello della partecipazione, quello del controllo. Quello del controllo, quello che manca alla Mesia. Io ieri sera leggevo un articolo. Ciao Giovanni. Un articolo su Venerdì di Repubblica. Ed è un articolo interessante, perché l'ho trovato interessante, perché parlava del vandalismo, dei danni che stanno subendo in tutta l'Italia, attenzione, dalla Valle d'Aosta in Sicilia, tutti i luoghi, no, deputati al divertimento dei bambini, vale a dire tutte quelle zone dove le amministrazioni mettono dei parchi gioco, e scivoli, altalene, cose eccetera, e praticamente regione per regione faceva l'elenco dei danni che l'anno scorso questi vandali hanno praticamente fatto, e sono danni rilevantissimi. Diciamo che la città più colpita è Roma, poi viene Milano, ma anche piccoli comuni, e ci sono piccoli comuni addirittura che sono impossibilitati a ripristinarli proprio per mancanza di soldi, eccetera. E cosa ho voluto dire? Che quello che il giornalista si poneva, bisogna che ci sia anche il controllo, la partecipazione dei cittadini. E hanno fatto un'app, no, ormai va di moda questo, perché ogni cittadino no, comunichi, faccia queste foto, comunichi quando si imbatte in persone che rompono le palle e che imbrattano muri, rovinano strutture, eccetera, eccetera, possono comunicare. Quindi la partecipazione dei cittadini, io quando parlo di partecipazione è in questo senso. Lasciamo perdere che chi paga pretende, ho capito, ma se io qua in televisione non faccio casino per il trasporto locale, no, che è ridotto ai minimi termini, se io non faccio casino che le pensiline sono pressappoco distrutte tutte, se io non faccio casino che mancano le tabelle orarie, qua non si muove nessuno. Ecco perché debbo gridarle queste cose, non le debbo dare per scontate. Ah, va bene, ma io, scusa, la pensilina chi non ci spetta? Le diamo un servizio. E ho capito, però probabilmente, io non ho, l'ho sempre detto, noi non ci prendiamo nessun merito, ci mancherebbe altro, ringrazio chi è intervenuto, però finalmente stanno ripristinando tutte le pensiline, specialmente quelle ubicate nei punti nevralgici, si stanno muovendo anche a livello di parchi, ne abbiamo parlato ieri, cioè, voglio dire, questa è la partecipazione che intendo io. E mi ero permesso, per un evento eccezionale, così definito da Raffaello Conte, quella mareggiata che ha spiaggiato
tutta la petenzia di questo mondo, e in più c'erano almeno centinaia, decine se non centinaia di copertoni buttate lì da qualche persona intelligente che si trova alla mesi o nei paraggi. No, non sanno, perché quelle vanno smaltite e hanno più guadagnare i soldi, vanno là, iettano là e se ne strafottono. L'eccezionalità qual era? Era questo. Io non parlo della quotidianità, dell'eccezionalità, che nell'eccezionalità i cittadini si possono mettere assieme per intervenire, come stanno facendo in mille comuni d'Italia. In mille comuni d'Italia, sono pronto a mandarvi le immagini e le foto, in mille comuni d'Italia, associazioni, famiglie, gruppi di persone così normali, no, amici, vanno a pulire, si passano una domenica e sta manera, mi capite? In quello che dico non c'è nulla di inverecondo, è inutile che parla mucca, io pago e pretendo, ho capito, ma questa è novietà. Però bisogna muovere anche, no? Bisogna dare anche un, alcune volte un piccolo contributo. Giova, scusami, ma... No, no, hai fatto bene. Che poi che succede? Succede che io mi lascio anche prendere da quello che poi scrivo, mi rispondono e si scrive sui social. Io non voglio fare polemica con nessuno. Ognuno rimane sulle sue posizioni. E attenzione, e la chiudo qua, attenzione. Ognuno esprime la propria opinione, non la verità. Ognuno esprime la propria opinione. Io vi in questa maniera, punto. Io vi in altra, una e una e poi dal centro, perché sennò mi comincio a preoccupare, mi preoccupo. Perché la verità gliela riconosco solo a quel signore là, io. La verità. Uno esprime la propria opinione, a vista maniera, per la, io risolverei il problema così. È un'opinione, è un punto di vista, è un parere, non è la verità. Quindi io vogliamoci bene e cerchiamo, invece di fare polemiche tra di noi, che lasciano il tempo che trovano, cercate di fare polemica con le istituzioni, con i poteri forti, con coloro i quali no. Insomma, non è che ci stiano, no, non siamo soddisfatti di costoro. Caro mio, chi c'è? Bene, caro Donino, innanzitutto buongiorno, hai fatto bene a fare questa premessa. Buongiorno, no, hai fatto bene. Ma chi fa? A me rispondono. Rispondete al sindaco, rispondete all'assessore. A me rispondete. Noi possiamo solo dire, evidenziare per la crescita delle città, non certo per fare un po' la posta, come diciamo noi. Se la volete capire, che sta, capite, se no. Comunque, dimmi. Al di là di tutto, oggi c'è un fatto di cronaca su tutti i giornali, in prima pagina, noi leggiamo l'articolo. Chi è? Parliamo di cronaca sulla pagina della mezza. Lo dobbiamo dire, solo l'articolo. Sì, ho capito, che are. No. Operazione per sé. Esatto. Praticamente, la magia di 300 anni di carcere. Sei, punto. Sei il Nazzo condannato a 90 anni di galera. Con i Giampai, i Torcasi, decapitato anche il terzo e grosso clan che controllava la zona ovest della città. Parliamo del processo Andromeda e c'è stata la prima sentenza. Che boh? Che boh? E poi avendo che mo ce la liberava noi su, ha passato orietta aperti con volete pigiate lui, ma per cortesia, ma come mia? Proprio... Ha passato un chicco, mi avete ripigiato, non è che ti piace Mattia, no? Ripigliamo così come mie cari. No, era ecco, giusto un fatto di cronaca. Questo qua all'esterno succede questo. All'esterno. Voi lo sapete che non ci soffermiamo sulla cronaca nera o la cronaca giudiziaria, anzi invitiamo proprio per la crisi che attanaglia il settore, invitiamo tutti quanti a comprare il giornale. A Cattadiville. È così, no? Ci sono foto. Ci sono tutte le condanne, non a caso stamattina andiamo giù a tuo giornale, perché quando ci sono, c'è questo tipo di notizia, alla mezia, ringraziando la Madonna, le copie vanno a ruba, un te che cavano a ruba con funzione d'ospitale, no, chi cazzo la catta qui, se vuoi te lo dire,
No, no, ma quando ci sono questi articoli, soprattutto quando ci sono le foto, no, vediamo chi ne so, vediamo chi ne è. Abbiamo passato, e attenzione, abbiamo avuto alle 8.30. Abbiamo avuto stamattina, è vero, problema a trovare la Gazzetta del Sud. Sì, alle 8.30. Magari c'erano i foto a colori, no? Allora. Vabbè. Allora, no, volevo dire, Tonino, parliamo di denunce della pagina della Lamezia, del Quotidiano del Sud. Ma che ti ride? Non il borgo di Nicastro nel degrado. Il centro storico deturpato da erbacce, cartelli stradali e incuria. Italia Nostra dice immagini che non si dovrebbero vedere in un paese civile. Tutelare il patrimonio storico del territorio. Questo è l'articolo, la denuncia che ha fatto Italia Nostra, noi ne parliamo sempre, insomma. Cioè, va, salutiamo intanto gli amici di Italia Nostra. È chiaro, stanno parlando di problemi che ci sono, stanno parlando di problemi che purtroppo in effetti deturpano un bel centro storico. Dobbiamo dirlo, abbiamo un bel centro storico a San Biase, abbiamo un bel centro storico a Nicastro. Quello di San Biase io lo vedo manutentato, tenuto meglio. Di quello nostro. Qua a Nicastro invece, se ci facciamo un giro, e lo faremo con Giovanni, con la telecamera, sono convinto che usciranno fuori delle... voglio dire, delle brutte immagini, perché c'è una sorta di, no? Come posso dire? Di abbandono. E se giù a è tutto strettamente legato alla pila, agli sordi. Ca Filuborg, chi ci vuole? Soldi del POR, soldi, fondi europei. Giù a chi ci... Io non credo che qua il comune può intervenire con i propri fondi. Che ci vuole un progetto, magari è inserito in qualche POR, in questa cosa, cioè questo per la tutela dei centri storici, eccetera. Quindi attingere a fondi europei, anche questo deve fare l'amministrazione. Però Tony, posso dire una cosa, anche il privato che lascia andare i propri, il privato che ha delle case, l'abbandonate, ci sono molti appartamenti abbandonati, anche il privato dovrebbe mettere il suo, scusa. Cioè, no, hai detto bene, però attenzione. Perché qua se la casa abbandonata, quante case ci sono a Santo Tidoro? Probabilmente pure a San Biase, abbandonate dai proprietari. Cioè, ma il luogo subentra sempre l'amministrazione. Il problema qual è? Se quella casa non credo io, non rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità, quindi per la gente che è nei pressi, per la gente che passa vicino, non intervengono mai. Se la casa è tenuta in ottimo stato e una la sta là e dice quando sarà pieno l'affitto, non interviene nessuno. Quando una casa invece tu vedi, noti che c'è qualche crepa, qualche cosa, quindi potrebbe prima o dopo crollare, venire meno, eccetera, e allora uno deve fare una denuncia. In quel momento, credo, in quel momento l'amministrazione può uscire fuori con un'ordinanza e imporre al proprietario di ripristinare lo stato dei luoghi e di mettere in sicurezza la casa. Credo che sia così. Ma una volta credo. Non c'era una legge che diceva che chi costruiva, chi diciamo rifaceva la casa, ristrutturava la casa nei centri storici, c'era una certa percentuale degli sconti, non lo so, che c'è una legge particolare. Oh, giù, ma cioè, a gente te ne sta fregola, mogli, tutti i palazzini, un ti scordare. Torniamo indietro nel tempo. C'era Santa Lucia, Santo Tidoro, tutte quelle zone che erano popolate, c'era una comunità magnifica, no? Splendida. Come si dice, sprizzava vita da tutti i pori. Appena ne mati di morte è arrivato un momento di palazzini popolari, tutti quanti andano con aiuto là ai palazzini popolari, lasciando tantissime case e soprattutto tante attività. Ti hai scordato il pane che c'era pure a Santo Tidoro? Pane, i putighi, andano con aiuto tutti. Giù a. Cose che in altre città, i putighi, il lupo, stanno ritornando in auge, Tony.
nel senso che per riconquistare il centro storico stanno rifacendo veramente, si ritorna all'antico. Ma qua il comune c'è un regolamento, il comune ti dà la possibilità tu di aprire un'attività nel centro storico, sempre che tu rispetti, no, devi rispettare alcuni principi basilari. Un decadà ci può fare, no, anche a livello di insegna, a livello di colore, cose eccetera. Nei centri storici c'è un regolamento che è molto... Ma in molte città è stato attuato. Ma è anche fatto, diciamo, i sassi di Materi, anche un piccolo buco l'hanno utilizzato con qualcosa. Certo, alla Lamezia per esempio non c'è un regolamento dei colori. Cosenza, donna, Cosenza. Certo, un regolamento dei colori. Alla Lamezia per esempio non mi risulta che c'è. Tu dici, ma i colori? Sì, Corso Numistrano, no. Io non l'avrei lasciato in quel modo, io Corso Numistrano avrei imposto ai proprietari, ma soprattutto la cosa che mi fa inorridire sono quelle insegne, ognuno ci mente l'insegna cavò, no, quindi deturpando di fatto quello che è il contesto, eccetera. Giova, la verità è che ci vuole gente all'altezza. Gente che ha capito. Non c'è la mentalità dell'estetica. Sì, esatto. La mentalità dell'estetica. Noi parliamo di bellezza, ma a lui comune no. Chi ne sta assessori che si interessa alla bellezza? Esatto, c'è una persona che dice devi rispettare dei criteri in base a dove sei. Cioè se ti trovi, esempio faccio, in Via del Progresso, là puoi fare il moderno. Ma se ti trovi nel centro storico, tu devi usare... E il modo che non deturpi il centro storico, perciò ti deve adeguare a quello che ti dicevo, noi con i colori, ma sì, con l'insegna, ci, con vuole, ma ci sono dei veri e propri regolamenti proprio del colore, e qua non li rispetto, però è chiaro che questo lo trovi in Toscana, lo trovi in Umbria, ma anche in Calabria, perché ci sono posti in Calabria che l'hanno rispettato queste cose. Tu scordavi Cosenza, che la zona di Santa Lucia, la zona malfamata di Cosenza, dove c'è la massima delinquenza, è diventato uno dei centri storici più belli d'Italia. Sto parlando di Cosenza. Hanno fatto un grande intervento là. Però un grande intervento, anche un grande sforzo economico. Ma in tanti paesini, Tony, in Calabria. Sì. Però ci sono tanti paesini che, pur essendo belli storicamente, li hanno lasciati. Tutti, sono svuotati. Non c'è più gente. Esatto, tutti sono io. E tu vedi quando da lontano con la macchina stai per arrivare a Pentedattilo, no? A Pentedattilo. E lo vedi da lontano incastonato in quella montagna, no? E è qualcosa che ti affascina, esatto, in una maniera incredibile. Però è svuotato, capito? È svuotato. Un bel lavoro lo hanno fatto ad Altomonte, per esempio. Cioè i sindaci che si sono avvicendati là hanno lavorato veramente per Altomonte. Altomonte è veramente bella. Qual era quel paesino in provincia di Catanzaro che adesso è tutto con emigrati, che hanno fatto un bello centro storico pure, che si era svuotato, ma non mi ricordo, comunque non mi ricordo se è San Sostene o Santa Caterina, una cosa, no, non mi ricordo, comunque ci sono molti paesini che, diciamo, hanno rispettato queste cose, anche per se vai turista vedi una cosa curiosa, insomma hanno usato anche un buco per far vivere la storicità del paesino e diventare anche commerciale nello stesso tempo. Giova, diciamocela tutta, che a scanso di equivoci, diciamocelo, sennò qua io tengo sto coso qua un po' stomaco, alla Lamezia Terme c'è un deficit, oltre che di comunicazione, che ne abbiamo sempre parlato, c'è un deficit di fantasia, di idee. Sì. C'è un deficit di fantasie e di idee. Intanto non riesco ancora a comprendere il perché il Consiglio Comunale si debba tenere in una sala che assomiglia alla sala e ricevimento di un Grand Hotel Belvedere di Rocca Cannuccia. Un salone di uno squallume senza limiti, tutti quelli tavoli allungati che ci manca solo, tu vai via tavola e ci portano o mangiare
con un bicchiere di vino. Quando noi abbiamo una sala consiliare proprio nel centro della Lamezia, bellissima. Caro sindaco, bellissimo. Appello, per quale motivo non tenere il consiglio comunale nella sala deputata? Te lo posso dire io. Appa, scusi, me lo dica dopo, tenga a mente, faccia il nodo e la cravatta. Ok. Perché non tenere il consiglio comunale, tanto per tenere stretta la comunità, in quella splendida sala consiliare di San Biase? E te lo rispondo io. E perché? Rispondi sempre tu, non ti preoccupi. No, poi te lo rispondo io, dico quello che faccio io. Ah, perfetto. In questo senso, perché non trovare un luogo e adattarlo alla bisogna per tenere un consiglio comunale anche a Santa Eufemia Lamezia, per fare in modo che quella comunità si alza una mattina e dice c'è il consiglio comunale, e finalmente anche uno si ha ricordato che facciamo parte della Lamezia Terme. Anche San Biasio c'è un bel... Ne ho parlato, allora tu stai a sentire. No. Sei distratto. No, stavo guardando una cosa. Sta guardando. Guardando Ciccio. Buongiorno Ciccio. Ciao G. E allora, e questa è la prima, il primo appunto che faccio al sindaco. Intanto il palazzo di città è in condizioni pietose. Pietose. Oltre la facciata che sta cadendo a pezzi, no. Ed è veramente uno sforzo inimmaginabile poterlo guardare. Io la sera sono sempre in quella zona che gravito e lo guardo continuamente e mi piange il cuore. A me piange il cuore. Non è che la guardo perché tengo la mi guardo. Buongiorno direttore. La guardo per dire ma guarda tu l'incapacità, no, degli uomini dove arriva. E non mi parlate di soldi perché mi girano i coglioni, perché ogni volta che parliamo è una cosa ci sono sempre i sordi ambiente, ma io stufato, se la devo dire tutta. Sono andato all'interno, sono salito sopra nei locali dove ancora resistono pochi indiani, una riserva indiana di dipendenti, ho aperto il balcone e sono andato sul terrazzino. Ma là c'è da mettersi il paracadute, no, prima uno si affaccia, perché io tengo l'impressione che accade da un momento all'altro. Vi invito, se pensate che io stia dicendo una butade, una cazzata, vi invito ad andare su quella terrazza, no, del primo piano, e toccare con mano, che io non sto esagerando, anzi, mi sto limitando. Allora voglio dire, no, anche queste cose contano. E voglio chiudere il discorso del Consiglio Comunale facendo una domanda al sindaco Paolo Mascaro, che c'ho qua, e c'ho qua sullo stomaco. Ma sindaco, ma per quale motivo io nel Consiglio Comunale non devo vedere tutta la Giunta Comunale al suo fianco? Cioè dove sta scritto? In un consiglio comunale che si rispetti, la presenza degli assessori è quanto mai indicativa ed importante. Stanno là. Ogni qualvolta un consigliere comunale alza il ditino e pone un'interrogazione, deve rispondere l'assessore di riferimento. L'assessore di riferimento deve rispondere. Parliamo di urbanistica e rispondi Tizio. Parliamo di cultura e rispondi Caio. È così che si fa. Non è possibile che a ogni interrogazione si te risponde il sindaco. Mi sembra che ti stai, caro sindaco, ti stai accollando tutta una serie di oneri, no, che onestamente non ti appartengono. Ma perché dico questo? Ma perché io voglio vedere anche la qualità degli assessori nella risposta. Io voglio vedere anche come si comportano gli assessori. Voglio vedere, gli assessori si parlano. Volevo dire solo... Ho finito.
puoi dire non una cosa, 15, no, prego! Prego, caro, ma ci tocca la coscienza, aiutiamo lei. Ma... No, volevo dire che non si fa il consiglio per quello che so, e tu lo sai pure. Non il lo consiglio so. Comunale non si fa la struttura vecchia, parliamo del corso Lumistrano, per il semplice fatto che d'inverno non ci sono i riscaldamenti e d'estate non ci sono i condizionatori. Cioè, un mi carica la roulette di notte. Sì, ma hanno risposto, cosa dire? Allora, se questa, se questo è il motivo... Questo è il motivo. No, per il quale... Un si tiene il luco su là e allora veramente anche una materia di chisti farà uno scoop ST Television perché vado sul viadotto Morandi no, mi metti là mi metti là, farò un carpiato con triplo salto, salto mortale, ma arrivo là e mi cogliono quella cucciolina del caffè. Ti dico che è così. Ma Giova, ma ti prego, ma guarda, tu mi cadi nei brazzi a sta città noccia come mi ami. Ma io sto parlando di cose che si possono recuperare, non sto parlando dei massimi sistemi. Ne stiamo parlando dell'era speranza, di sta facciata del comune, che i dipendenti stanno male lì dentro, non è agibile in un certo senso, diciamo, non è più fuori. Ma io sono, attenzione Giovanni, ma io sono stanco di dire chisto ha fatto Gianni Speranza. Ah! Chisto ha fatto Gianni Speranza. Chisto ha ereditato Gianni Speranza. Ah no, Tony, chisto è di Gianni Speranza. Ma chisto è un bordello che non può fare niente. Oh, c'è un'amministrazione. A me interessa quello che fate voi. Domanda. Che cazzo avete agendo? Vengo bene così di profilo. Sì, di tagga. Di tagga. Ma che è? Non ho capito. Ah, lo sa, intimista, ma nera. O piano regolatore. A vite perché ha fatto Gianni Speranza. O piano spiaggia. A vite perché ha fatto Gianni Speranza. O lungomare. A vite perché ha fatto Gianni Speranza. Allora, intimista, ma nera. Non lo banalizziamo il discorso. Non lo banalizziamo. A me questa sembra, credetemi, e qua non ha tutti i torti il mio amico Nicola Rotondo, perché spesso e volentieri la sua vis polemica poi c'entra alcuni problemi e li c'entra anche nel profondo, nel merito. Cioè, cara amministrazione comunale di Lamezia Terme, sindaco, noi vogliamo che non ci sia più un'amministrazione ragionieristica. A noi questa sembra un'amministrazione, almeno a me Giova, io parlo per me, anche con te, parlo per me perché mi assumo la responsabilità di quello che dico. A me questa sembra un'amministrazione ragionieristica, cioè un'amministrazione basata sui meri numeri. 1 + 1 = 2. Tu mi sei aiuto buono. Pua, là c'è l'introito, e mi dire però perché abbiamo previsto. Ma non si ha di sta maniera. Allora io paradossalmente, vi prego, non mi fraintendete. Paradossalmente avrei preferito la gestione commissariale relativamente all'aspetto economico-finanziario e avrei preferito parallelamente l'amministrazione Mascaro per quanto concerne l'aspetto politico e gli obiettivi, cioè camminare assieme e fare squadra. Succede a Nocera Terinese, sì, è un piccolo paese del nostro entroterra. Voglio dire, lo conoscete, a Nocera Terinese c'è questa duplice gestione nel comune. E allora a questo punto, scusate, se io mi devo accontentare di un'amministrazione basata sui meri numeri, no, sui meri numeri e non vedo altro, e allora a questo punto sarebbe stato meglio e non sarebbe stata una iattura e una cosa, come qualcuno pensa. Agimo un doppio governo. Vediamo
come ti potevano uscire ora? Se non si spiega. È stata una scelta politica tua, Paolo? È stata una scelta politica vostra? Va bene, però ve ne assumete le responsabilità, eh? Perché la gente ha bisogno di tutt'altre risposte, La gente ha bisogno di tutt'altre risposte, C'è uno scollamento inaudito, C'è uno scollamento inaudito, Io posso, ripeto, capisco i numeri, coso, rientrare da questo, da quello, da quell'altro, ma la città ha bisogno d'altro, la città ha bisogno d'altro, Tieni bisogno di una mossa, tieni bisogno di un qualcosa che faccia parlare di sé in termini positivi. Io non ti vai a fare, amici miei, io non ti vai a fare servizi che possono buttare discredito sulla città, su tutto il territorio nazionale. Io mi limito all'aspetto locale, all'aspetto ad abbondanziam provinciale. No, perché i panni sporchi si lavano in famiglia. Io la vedo così. Io non farò mai un discorso che possa penalizzare la mia città. No. E ma avandio mondo mondo, no. La Lamezia soffre dei problemi che in questo momento attanagliano tutte le città, medie, piccole e grandi. C'è la questione degli extracomunitari, c'è la questione del campo Scordovillo, c'è la questione della sanità, c'è questa stramaledetta questione dell'acqua, che va e bene, mentre uno va, mu si lava la faccia a sera, no, può dire, so, rigorifero, mu si lava con acqua minerale. Non dico la ditta perché noi abbiamo pubblicità occulta. Cioè, questi problemi, onestamente, se dobbiamo essere onesti, sinceri, sono tutti problemi, no? Che attanagliano tutte le città di piccola, media e grande, e come voglio dire, a livello di popolazione. Quindi un demiare, come posso dire, un facimo, ne battiamo un pietro, come se solo noi fossimo in questa situazione. No! Però, caro sindaco, cara amministrazione, la gente vuole vedere interventi in questo senso. Vuole vedere interventi, ma mi tocca con le mani. E questo scaturisce anche da un deficit di informazione che è pazzesco. Sindaco, io capisco la pagina Facebook Paolo Mascaro, è la pagina dove vengono sciorinati tutti i provvedimenti eccetera eccetera, però una pagina Facebook del comune di Lamezia Terme non sarebbe nemmeno male, sarebbe un qualcosa di più ufficiale eccetera, però de gustibus non entro nel merito di questo, ognuno conduce la barca come meglio crede. Comunque, a proposito di Facebook, tu parli di pubblicizzare su Facebook, si è perso proprio il senso dell'ufficio stampa, si è perso proprio di chi deve dare l'informazione. Ma ti rispondono qua, e ti rispondono, un ci su sordi, e il ministero non ci autorizza a porlo in attività. L'ufficio stampa ha un valore per un'attività, per un comune, per le amministrazioni, importantissimo. Ma se gli dico... Bene. Se gli dico una cosa, se poi ci dico una cosa lui sindaco, un sindaco magari dice, Odone, però, ma si possono aggirare le norme, sindaco? Le norme si possono aggirare per creare un ufficio di comunicazione e di informazione, si possono aggirare, ma attenzione, sindaco, quando dico si possono aggirare le norme, non sto parlando di si può commettere un reato, di tragedia. No, perché qualcuno pensa è mo che sto qua mi invita a mia, voglio commettere un reato, no, se qualcuno dell'amministrazione ha la bontà domani, ancora io ne chiesto, pure all'ubarra tra un caffè e l'altro, può sapere come si fa, ce lo dico io, perché come si dice a Napoli, ca nessuno è fessa. Ve lo spiego noi io. Noi abbiamo, al di là di tutto, noi abbiamo un bel gruppo di giornalisti molto validi alla mezza.
No, no, devo dire che abbiamo dei giornalisti veramente. Grazie, grazie, grazie. Dove. No, Sandro sta da Tia. Ha rovinato la trasmissione. Tone, ti volevo dire, no, no, ma per te gli scherzi, dove veramente. Ma tu pigliano un caffè. Ma da quanto ci ubbia da Sanremo? Ma un nuovo porto. Almeno dorme, ci ne portano un caffè. Mica te la cosa, lui che potete tirare dalla gamba. Parliamo seriamente. Seriamente. No, parlavo del fatto dei giornalisti. Noi alla Mezzi abbiamo veramente un bel pool di giornalisti che sanno scrivere, sanno parlare, ma ci sono veramente. Ce la sanno. E potremmo avere. Ognuno nel suo campo. Nel suo campo potremmo avere veramente un ufficio stampa da invidiare a tutti. No, però attenzione, Giovanni, non insistere. Ho capito quello che hai detto, tu, stanno capendo anche i telespettatori. Esattamente lo farebbero. Però c'è il discorso che ufficialmente. Tu questo benedetto ufficio stampa non lo puoi porre in essere perché il ministero ti dice ma che stai dicendo? Attici là, perché abbiamo ancora le mani legate in questo senso. Quando io ti dico che si può aggirare la norma in modo legale, quella è tutta un'altra storia e quindi il comune potrebbe avvalersi di giornalisti, come hai detto tu, che non sono dei fessi, dei fessacchiotti, ma già sano e che potrebbero dare un grande contributo alla nostra amministrazione. Alla nostra o no? O Villa o Monaco? Padre Guardiano, chi ne è? Sentite! Ciao ragazzi! Come sono pace e bene! Volete venire qua al microfono a dare un pace e bene alla comunità? Senti voi, ne vedi? Due frati che scappano, no, no. Vedela, al mio sì, segnale sì, sono scappati, sì. Non ci sono più i monaci di una volta, Una volta ti davano la benedizione, ora si indecogliono. No, ci hai detto, mi dici che facete un corpo i coso, i amen alla popolazione, si indecogliono. Oh Sant'Antonio mio. Non c'è più il Sant'Antonio di una volta. No, non c'è più una volta. Chi lo sta giocando con quello cosa? Con quello cellulare. Una volta, padre guardiano, una volta il frate andava a casa poveri. Ma che te rete, scusa? E non aveva il vero frate. Il vero frate con la. Andavano a portare il pane, ma su quello cellulare, su quello Facebook, quello. Vabbè, è pure giusto, Giovanni. Anche la chiesa è modernizzata. È la chiesa. Però c'è una cosa, Tony. Loro hanno fatto il voto di povertà, Tony. Non è che ho voto di povertà per dire che siamo tecnologicamente avanti devi finire. Perché tu hai dato, tu ti sei dato alla povertà assoluta. Cioè, però. E questa è un po', scusa, Tony, un sembra po' una contraddizione. È una contraddizione. Perché non tanto prima di quello che lui. Ma quello che fa tipo Sant'Antonio, un monaco. Ha fatto il voto di castità e di povertà. Giova di castità, per cortesia, un toccare sto tema. No, è di povertà. Ma se io vedo ormai un monaco con il cellulare, con il tablet, Facebook, questo non è più. Tonino, questo non è più un voto di povertà, Tonino. Una volta che stiano casa a casa darò mangiare di poveri. Vabbè, ce n'è lucoso, no? Proprio quello che ha detto. Ma tu la missione di San Francesco, Tony. La missione di San Francesco, di Sant'Antonio. Hai capito queste grazie? Che ti voglio dire, Tony? Ormai sono andate a strafottersi come lavoro. Vabbè, comunque, e Giova, non mi posso parlare di. Ma suo papa è quello smartphone. Mo non ci può essere padre guardiano. Ma parliamo di ordine, Tony. Vabbè, ho capito, i carmelitani scalzi, portano i scarpi in church. Vabbè, hai una cazzata, no, sto dicendo che una volta c'era quello che c'è la cerca, un monaco che c'è la cerca, no, e portava lo mangiare allo convento. Che buono. Tonino mi ha fatto ridere quando ha detto non mi parlare di castità, non esiste il castità. Ma se è una cosa subito, non è che ci interessa. No, ma Giova, questo è un tema e non ne dobbiamo parlare, anche se è molto interessante. Soprattutto per le famiglie, però ci sono stati tali e tanti casi di pedofilia e di altro. Chiedo scusa a Francesco Pingitore. Francesco, saluto a Melo. Noi abbiamo cambiato zona, siamo davanti al barman che stamattina per motivi logistici all'ultimo minuto. Ciao. Va bene, signori miei. Ed il nostro caro Francesco Pingitore. Che salutiamo affettuosamente, a lui e a tutta la squadra. Antonio è giù da Matera ieri. A fare cosa? Con la fidanzata.
Vabbè, si è aiutato a ritemprare, ha faticato pure sto guagione che hanno scusa. Lo sai che la sua amorosa è la mia insegnante di italiano. Da... E quant'anni te ne ho tante? No. Fa la mia insegnante, una ragazza giovane. Ha detto che mi insegna a parlare italiano. Giova, per cortesia, perché ha gente da sentire. È fidanzato con la mia insegnante di italiano. Dato che tu te ne hai 60 anni. Si è proposto. Si è fidanzato con 80. Usaggio. No, si è fidanzato con una ragazza che insegna italiano e si è proposto di insegnare l'italiano a me. Nel momento in cui insegnerà a te la morfologia, la grammatica e la sintassi... Io ho finito di fare televisione. Ha capito. Per cortesia. Ci lasciamoci stare. A grande richiesta rimani quello che sei. Rimani quello che sei. Un immagine che ha venicato mano albino e mi parla di semiotica o semiotica. O mi parla di, non lo so, di matematica analitica o di geometria. No, perché se poi imparo bene l'italiano dovrei mettermi giacca e cravatto, devo fare la segna stampa seria la mattina. O giù a un cennente di serie mi incominciare proprio nuova. Non cominciano che ne devo incominciare. Per esempio. Ma sempre me ne saluto. Albino, sempre me ne saluto. Che c'è anche un altro giro su. Ti ho detto. Sono ladri che ne pensavo serio. Come per esempio nei pensare Userio. E io non lo vincitore, so. Vincitore, vieni qua Francesco, no. Francesco? Francesco, dobbiamo ringraziarlo pubblicamente per quello che ha fatto a Sanremo. Che ha fatto a Sanremo, Gioa? Su nella pedello, Tony. E un mi ha rincazzato, con quattro sgabelli, con quattro cose. No. Va bene. No, vieni qua Francia, sente di nuovo. E vieni qua. E vieni qua Francia, sente. Ma com'è mia aria? A Lucento, che se nenno, vieni qua. Nenno, se vieni qua, Lucento. Vieni a stare a segna stare. Un tatu cama a goccia, vieni qua, caro. Allora, voi vedete nenno, ma stai da capo che sto qua. Buongiorno. Francia, innanzitutto... Dai, bacino pure tu. Grazie. Vogliamo ringraziare per quello che hai fatto. Grazie a voi che avete veramente scelto i nostri servizi. Dato una dimostrazione. Sì, te la posso dire una cosa però. Non è nulla il calcio, televisione. Quando parla uno non ti sovrapporre all'altro. Stava dendo almeno per me, una cosa. Grazie ai vostri grazie a voi che avete scelto i nostri servizi. 1-0. Sta facendo tutta una cosa. Una liccata. Non era una liccata. Perché vincitore, perché? Avete scelto noi, muoviamo su servizio, punto. Dammi giù delle carte. Ah, beh, grazie. Allora, Pingito, come va? Le cose come stanno andando? Ma siete dove, spesso in Art Italia. In Art Italia. Sì, il nostro, le nostre attività sono quasi tutte fuori, ahimè, perché comunque in Calabria sono pochi i clienti che credono in questo tipo di, diciamo, nei servizi professionali, così come li chiamiamo noi. Torna indietro, sì. Grida. La seconda parte. In Calabria credono poco nei servizi di un certo livello e quindi la nostra attività avrebbe difficoltà, insomma, a svolgere questa attività. Sì, esatto. Punto. E purtroppo viviamo una crescita, diciamo, un livello culturale. Io vorrei fare un elenco di quello che stanno facendo. Cioè, praticamente questa qua è un jacuzzi. Ho detto bene, jacuzzi. Che no, per il suo riporcio incominciamo. Che peccato là. Questo è un jacuzzi, signora rasa, eh? È un jacuzzi perché tutti quanti hanno timore di essere inquadrati. E lui quando apposta vanno a inquadrare. Comunque, stavo dicendo un jacuzzi, ma questo è contro la classe politica, imprenditoriale, e contro la classe dirigente, eccetera, di questa nostra martoriata. Regione. Ma d'altronde se ci troviamo agli ultimi posti in quasi tutte le classifiche ci sarà anche un motivo. E tanto, perché mi piace stare con Francesco stamattina, e tanto per non smentirsi, tutta questa banda, no, che fa firma a livello regionale, raccolgono le firme per il vitalizio. Per autoassegnarsi il vitalizio. Però devo dire la verità, il presidente della regione, insomma. Il presidente della regione Oliverio, probabilmente, memore, no? S'ha incazzato. Out! Si agita una cosa di chi ci mette la fiducia, per la prima volta. Io la ringrazio, presidente Oliverio, la ringrazio, però non dimentico che lei prende tre vitalizi.
Vabbè, ma questa non è una responsabilità che gli posso. Lei è stato operatore scolastico e prende 1.350 di pensione. Posso al mese? Dirti una cosa? Ti chiedo scusa. Lei prende come assessore regionale e come praticamente consigliere regionale 4-5 mila euro. Sono, lei prende 5-6. Lei prende 5-6-7 mila euro perché è stato anche al Parlamento per un totale di 13 mila euro circa è al mese. Qualcosa. Che in questo momento, per la verità, questi 13 mila sono sospesi. Perché lei giustamente ha l'appannaggio di presidente della regione. Però può darsi che lei sia un pentito. Sono contento che abbia messo le mani sulla bocca ai suoi colleghi Stava vedendo Francesco, cosa sta vedendo? Stavo facendo soltanto. Ma barbere tua? Il mio è Vincenzino. Ci ha fatto un bello ciuffo. Sì, il mio. Allora dimmi, Francesco, stava dicendo. Dicevo soltanto che se la nostra classe politica, i nostri dirigenti facessero il lavoro al 100%, io sarei contento se prendessero anche il quarto vitalizio. Fu questo. Posso anche sottoscrivere, cioè meritatilli sti soldi. Esatto. Però, oltre le 10 e le 12, qua ogni giorno arrestano imprenditori, dirigenti, sindaci, consiglieri comunali, consiglieri provinciali, consiglieri alla regione Calabria, il 35 mi pare, o il 35 o il 38% sono praticamente nell'occhio del ciclone. Cioè, ma una società civile, Francesco, una società onesta, no, può sopportare di essere rappresentata dal 38% di consiglieri comunali che hanno avuto a che fare e hanno a che fare con la giustizia? Ma come cazzo è miare? Ma veramente, guarda, essere onesti, io ho detto l'altra volta, sta diventando come un panda, saremo protetti prima o dopo da qualche associazione, pure un WWF. No, per la protezione delle persone oneste. Comunque abbiamo finito. Guarda, che cosa uno? Come ti permetti, scusa? Con Francesco ancora mi incominciare. No, volevo dire. 3-1 le mie regole di qui. Vi ringrazio, siete troppo buoni nei miei confronti. No, io Francesco, perché questo signore insieme alla sua live med, falle vedere. Sì, qua. A livello nazionale sono molto professionale e riconosciuto, al di là che Mozzaremo. Loro fanno la partita di Serie A1 di pallavolo a Firenze, hanno l'appalto loro. Poi dimmi qualche altra cosa. Ma guarda, non mi piace assolutamente. Però, ecco, questo è un altro, diciamo, prestigio che abbiamo noi della Messa. Francesco ha cominciato alla chetichella. Ha cominciato intanto volando molto basso. Ha avuto anche dei problemi. A noi piace sempre volare basso. Esatto. Ha avuto anche dei problemi seri. Non dimenticate l'incidente cui è stato, voglio dire, fatto oggetto purtroppo in questa nostra martoriata, anche se l'amiamo pazzamente, la Metia. Senza dubbio. Comunque piano piano si è rialzato in silenzio. Anzi no, ti posso dire che ci ha dato forza questo atto intimidatorio che abbiamo subito un paio di anni fa, insomma ci ha dato una grande determinazione. A continuare. Assolutamente. Ecco perché quando dico io, cari giovani, siete voi che dovete cambiare le carte in tavola. Assolutamente. Noi abbiamo fatto il nostro tempo. Non bisogna mai abbassarsi. Io sarò con voi. Io sarò con voi sicuramente. Io come tanti altri. C'è Nicola con Bidilura alla rivoluzione. Nicola Rotondo. E qui e Nicola saremo dietro di voi. Ma avanti c'è di essere vua. Ma noi non stiamo dietro per viltà, no. Come supporto, se accettate il nostro supporto, la nostra esperienza, se accettate la nostra esperienza. Ma non vi lasceremo mai da soli, però il futuro è vostro. Bene, perché? Signore, abbiamo finito. Abbiamo l'albero. Ti è piaciuto, Grazie a voi. Noi a Francesco gli vogliamo bene, ma gli vogliamo bene perché è un ragazzo che ha un carattere meraviglioso. Io l'avevo visto manca cazzato, probabilmente sarà ogni tanto capita, però insomma guarda, lo sai cosa mi fa incazzare più di tutti? Quel menefreghismo di cui parli ogni giorno. Purtroppo
in questa città, come dici tu, l'amiamo, no? E purtroppo vedo questo lasciarsi andare. Ci sono molti dei nostri amministratori, e sicuramente il sindaco è uno di quelli che combattono ogni giorno per cercare di cambiare le cose. Ce ne sono tanti altri che lo fanno magari in maniera diversa, dai banchi, insomma, dei consiglieri. C'è chi lo fa a livello, insomma, negli uffici, insomma, che contano. Però ecco, c'è una sorta di abbandono. Io ho paura, Francesco, ho terrore della indifferenza, esatto. E ho terrore della rassegnazione. Io invito qua con Giovanni, invitiamo tutti, no, a stare con gli occhi aperti, certo, sì. E a cambiare. Facciamo tutti la nostra parte, questo vi diciamo. Devo chiudere, signore. Grazie Francesco. Ciao, grazie Albino. A voi. Abbiamo bene. Sì, sì. Ci alziamo. Ciao, ciao. Ti vogliamo bene. Diamo domani il posto al nostro menestrello. Ciao. Francesco Zumino. Buonasera. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Vieni qua, caro mio, Vai, caro mio, vieni qua. Vieni qua, caro mio Tonino. Ha visto che abbiamo avuto al nostro Francesco, bravo Francesco, però. Oh, ma sei bruttigiello però stamattina. Tu con la barba, credimi, con la barba incolta, non incolta. Incolta, sei più bello. Ti vedo più interessante. Mi vi brutta la televisione. Ma non dire come. Tu notone. Ma guarda come vuoi che sei. Stamattina non lo so. Sei abituato, tu non lo so. Mi sto abituando. No, sei abituato. Ti saluto. Ecco. Quale pezzo? No, Tony, faccio una canzonella un po' più calma perché sono influenzato. Cioè influenzato. Dopo questa affluenza ci facciamo Cicirinella. Cicirinella, Cavennugallo. Cavennugallo, bravo Tonino, bravo. Vedi che Tonino sa. Fatto ridere prima, Tonino è forte qua. Cicirinella di Viennugallo, e notte e giorno ci incavallo. Ci mancava domazze da setta, chi sei tu gallo di Cicirinella. Ci mancava domazze da setta, chi sei tu gallo di Cicirinella. Cicirinella mia, Cicirinella, Cicirinella mia, sei più bella. Cicirinella mia, Cicirinella, Cicirinella mia, sei più bella. Cicirinella tenia il tuo cane, muzzicava dei cristiani, muzzicava dei bimbi belli, chi sei tu cane di Cicirinella, muzzicava dei bimbi belli, chi sei tu cane di Cicirinella. Cicirinella mia, Cicirinella, Cicirinella mia, sei più bella. Cicirinella mia, Cicirinella, Cicirinella mia, sei più bella. Cicirinella tenia il tuo porco, che notte e giorno scavava il traurto. Si mangiava di cose più belle, chi sei tu porco di Cicirinella. Si mangiava di cose più belle, chi sei tu porco di Cicirinella. Cicirinella mia, Cicirinella, Cicirinella mia, sei più bella. Cicirinella mia, Cicirinella, Cicirinella mia, sei più bella. Cicirinella tenia il tuo muro, via finia di Napoli solo, caricava dei vini nei petti, chi sei tu muro di Cicirinella, caricava dei vini nei petti, chi sei tu muro di Cicirinella. Cicirinella mia, Cicirinella, Cicirinella mia, sei più bella. Cicirinella mia, Cicirinella, Cicirinella mia, sei più bella. Abbiamo cantato la canzoncina, insomma, gliel'ho fatta stamattina. Io vi auguro una buona giornata, saluto tutti gli amici e tutti che ci vogliono bene e ci vediamo sempre, se Dio vuole, domani mattina, allo solito orario. Ciao, ciao, ciao a tutti.